Dopo un anno e mezzo di iter burocratico, finalmente siamo arrivati all'approvazione, gli esami sono finiti e le unità geografiche aggiuntive potranno trovare posto sulle etichette di vini Chianti Classico Gran Selezione. Un obiettivo importante, uno strumento eccezionale per consentirci di raccontare sempre di più e sempre meglio il legame tra vino e territorio, tra i fattori naturali del territorio e i fattori umani però che caratterizzano anche delle piccole comunità all'interno della denominazione. E questo è essenziale per raccontare un prodotto che è animato anche dalla cultura e dal saper fare e dalle tradizioni delle persone che lo producono. Cambierà il disciplinare, troveremo l'elenco di queste 11 unità geografiche aggiuntive che in parte corrispondono con i confini dei comuni del territorio, in parte sono circoscrizioni invece più piccole o addirittura aggregazioni di circoscrizioni. E cambia il disciplinare anche per la gran selezione, che con i tempi tecnici per l'adeguamento della base ampelografica, però avrà una composizione che arriverà al 90% del Sangiovese come vitigno ovviamente dominante, passa dall'80 al 90% e soprattutto quel 10% saranno solo vitigni autoctoni, niente più vitigni internazionali per il Chianti Classico Gran Selezione.